Eravamo solo orme nella neve, di un passo lieve, il passo risoluto di chissà che deve, un passo breve tra vivere e morire, la condizione greve per farlo col fucile sottile, il filo della storia, rosso come il sangue speso a monito e memoria, sangue di riscatto, un patto, un ideale intatto, per 20 lunghi anni che ci avevano sottratto, tra carcere e catene, confino a ventotene, manganelli, ricino, camicie nere. E poi la guerra fratricida per la fame di conquista di un popolo sopito sotto l'ordine fascista, poi la fame, l'occupazione infame, dopo l'armistizio l'inizio delle trame, la pietà era morta, l'unica compagna, una miccia corta sulla via per la montagna e fummo ombre sui sentieri, quei giorni fieri, nei boschi in cima al mondo tra sparvieri, giorni interi, impressi nei pensieri, ecco coraggio di un lontano ieri su quei sentieri, l'animo pesante, adelante, una banda di ribelli con un comandante, per scaldarci sognavamo il cambiamento, le notti di bufera che fischiava forte il vento, sul campo di battaglia sfidammo l'invasore, la repubblica canaglia e l'odiato dittatore, la legge del terrore sotto rappresaglia, caccia bombardieri sopra la boscaglia, sotto taglia sfidammo l'obbedienza per impazienza, nei giorni in cui perdemmo l'innocenza, resistenza, un'eredità ancestrale, la fede nel futuro, la coscienza per cambiare. Bravo! Grazie. 9,5, 7,5, 8, 9,6, e 9,5, quindi vanno via il 9,6 e il 7,5. 27, perfetto. 27 per Emanuele Belotti e il signor K. Quando si intrecciano i sorrisi come catene che mi trattengono, come lacci che mi stringono ai ricordi, miro il vuoto e accuso il colpo. Sono corsi in bicicletta rumorosi e scalmanati, quei bambini, già passati, mai cresciuti, sepolti da polvere e macerie, il fresco cortile rimbombante, voci spensierate, le vie del centro rimaste buie, addormentate, come il paese, il campetto, la mia casa, ogni vecchia estate. Bravo. La giuria si esprime, abbiamo un 10, 9,8, 8, 9,9 e 8, quindi va via il 10 e uno dei due 8. 27,7, perfetto, 27,7, un applauso. Le bombe a grappolo sono delle bombe che stanno dentro una fusoliera, più delle volte come grappoli d'uva restano inesplosi. Allora noi immaginiamole su un campo e un aereo che arriva e sentiamo da lontano e le vediamo cadere. E sono come dei coriandoli che cadono su maschere bianche, bianche, bianche. È un arato che scava la terra, è una ferita di guerra, è un nero che cade sul grano, è privazione di terra, è privazione di fame. Cadono coriandoli, maschere sinistre, decapitano i loro boia a colpa di pala, piccone, vanga, ferita di guerra, adora la terra. Sui tuoi altari inesplosi, benedici Dio tuo, nascosto tra maschere, ne avrà bisogno anche lui. La carne è rigonfia, sradicata, è l'ora del carnevale, è l'ora delle maschere sinistre, solo sinistre, quelle che sognavi da bambino, quando nel letto inumidito ti nascondevi. Grazie.
Dimitri Muselli. L'ultima poesia clara. Abbiamo già un 8, un 7, un 9,6, un 9 e un 8,9. E un 8,9. Quindi eliminiamo il 9,6 e l'8. Ah, il 7, il 7, scusami. 25,9, perfetto. Allora, possiamo andare a conteggiare i voti dei nostri semi, dei nostri finalisti per decretare finalmente il vincitore. Pronta, prof? Vai. Allora, abbiamo signor K, Emanuele Belotti, 48 più 27. 75. Poi abbiamo Shiva Guerrieri, 48 più 27,7. 75,7. Era facile, devo dire. E poi l'ultimo, Dimitri Ruggeri, 52,9 più 25,9. 78,8. Quindi possiamo decretare il nostro vincitore, il vincitore del primo Poetry Slam all'Aquila a Casematte, che è Dimitri Ruggeri. Facciamo un applauso anche a tutti gli altri poeti in gara. Un forte applauso, vi farei salire tutti in questo spazio. Vi ricordiamo che questo porterà Dimitri Ruggeri alle semifinali del Centro Italia. Facciamo un applauso anche alla giuria che è stata con noi e che ha lavorato. E un applauso a Casematte che ha organizzato tutto. Sì, vai, diamo un attimo spazio a Dimitri. Due secondi proprio di orologio. Cioè, il Poetry Slam in realtà non è un tale show, chi vince non è il poeta ma è la poesia. È una cosa scontata quella che sto dicendo, però vedere questa arte, chiamiamola performativa, che esce al di fuori della visione tradizionale delle cose è bello, perché è bello vedere le presentazioni dei libri, però molte volte, anche se sono dei bellissimi libri, ci si annoia. Matteo con questo Poetry Slam ci ha voluto far capire che la poesia può essere proposta in questo modo e può avere successo magari meglio di un concerto, perché comunque la poesia, ricordiamoci, è la madre di tutte le arti. Significa proprio arte, significa proprio creazione, lo dice la parola stessa. Grazie. Allora,